Nancy Brilli e il ricchissimo ambasciatore, un nuovo amore. La bella e brava Nancy Brilli sembra aver trovato un nuovo amore. L'attrice è stata fotografata all'uscita di un ristorante romano in compagnia di Pupi Dangeri, avvocato, ambasciatore per gli affari europei del Belize, ex braccio destro di Arafat e tra i 600 uomini più ricchi del mondo, secondo la classifica stilata da Forbes. Un gentleman d'altri tempi. Nancy Brilli è reduce da una lunga relazione, durata 15 anni, con il chirurgo plastico Roy De Vita, con cui si è lasciata di comune accordo. Solo qualche mese fa, l'attrice si dichiarava single: è davvero troppo presto per pensare a una nuova relazione. Non sono ancora passata oltre. Per un po' mi dedicherò a non avere responsabilità. Mi sono preoccupata per troppi anni di essere affidabile, di fare la brava. Voglio stare senza pensieri. E invece, eccola a passeggiare in compagnia del ricchissimo Alfredo detto Pupi Dangeri. Il ricco uomo d'affari è proprietario di ben 23 Rolls Royce e pare che viva con un maggiordomo che gli stira i giornali per impedire che gli macchino le lenzuola quando legge a letto. Davvero gentiluomo, Pupi ha riaccompagnato poi a casa Nancy in una Bentley, con un autista. Di Dangeri sappiamo che è nato in Belize da padre napoletano e madre siciliana. Ha modi di un gentleman inglese e la simpatia di un uomo dell'Italia del Sud. Ama l'arte, veste abiti su misura ed è l'avvocato di Francis Ford Coppola. Come ambasciatore a Londra, è diventato intimo della famiglia reale inglese e si era parlato di lui anche come uno dei presunti amanti della povera Lady Diana. Sappiamo, inoltre, che è stato sposato con una modella di origine caraibica, da cui ha avuto due figli, di 25 e 23 anni. Tra le fiamme del miliardario vi è anche la conduttrice televisiva Elisa Isoardi, attuale compagna di Matteo Salvini. L'uomo più importante per Nancy, però, è un altro. Solo lo scorso settembre, in un'intervista a Oggi, Nancy Brilli aveva avuto il coraggio di parlare della fine della sua love story con De Vita: Roy e io abbiamo fatto un reset. Lui è andato a vivere per conto suo, io sto cercando casa. Ci sentiamo, ci vediamo, ci vogliamo bene, ma al momento è così. Non voglio dire nulla che possa urtarlo o offenderlo. La nostra è stata una decisione di comune accordo, nessuno ha cacciato l'altro, non ci sono stati amanti né storie parallele. Semplicemente succede che a volte le strade non prendano la stessa china. Per Nancy, adesso sembra esserci solo il figlio 17enne Francesco, detto Chicco, nato dal matrimonio con Luca Manfredi. Siamo simili ma diversi. In lui non mi rivedo. È solido, lo è stato fin da piccolo, radicato, sano. Io a lungo mi sono sentita insicura, sbagliata.
tra di noi c'è un rapporto stretto e complice, da madre e figlio però, non da amici. Sono una confidente quando me lo chiede e un punto fermo sempre. Gli do regole che deve rispettare, anche se mi fido di lui. Chicco è un ragazzo serio con le modalità dell'adolescente, non è un bamboccione né un bonaccione, ha i suoi momenti di ribellione. Sento comunque di aver lavorato bene.